Carissimi, sono Paola Gnarre, segretaria nazionale FADOI. Vorrei presentarvi le ultime novità del sito FADOI che, come avrete potuto notare, in questi mesi ha subito un profondo restyling che lo ha reso ancora più competitivo e accattivante e continuamente aggiornato, proprio come un quotidiano. In particolare vi vorrei ricordare la guida Covid-19 dei nostri giovani FADOI, giunta ormai a oltre 12.000 download aggiornati ogni settimana. Inoltre le schede pratiche per la gestione clinica dedicate ai singoli temi, come ad esempio ipertensione arteriosa, DOC, eparina, di rapide e facili letture con tante indicazioni pratiche. Oggi però inauguriamo il FADOI Channel, un vero e proprio canale televisivo che apriamo con i video registrati ai presidenti regionali e a tanti altri esponenti FADOI che raccontano la loro esperienza e mettono in evidenza le varie strategie messe in campo dalle varie regioni proprio per fronteggiare questa inaspettata e drammatica sfida che ha coinvolto tutti noi in questi ultimi mesi. Vi invito tutti, quindi internisti FADOI, infermieri Animo, a inviarci, a contattarci per inviare video sulle vostre realtà e sul vostro lavoro, che volentieri pubblicheremo su FADOI Channel. Vi invito quindi a curiosare, a ascoltare e a leggere le novità del nostro sito, facendolo conoscere anche ai vostri colleghi. Noi internisti fin da subito siamo stati coinvolti in questa battaglia, scendendo direttamente in trincea, a fianco del Dipartimento di Emergenza per la gestione delle cosiddette aree grigie, a fianco di altri specialisti per la gestione dei pazienti positivi. Ma in molte realtà abbiamo rappresentato la prima e unica linea di difesa contro questa infezione, gestendo direttamente aree semi-intensive. Vogliamo far emergere ancora più chiaramente il ruolo determinante che ha svolto l'internista, che qualcuno chiama il dottor House della medicina e che in questa circostanza ha saputo trasformarsi anche professionalmente, proprio per affrontare, contenere e gestire questa emergenza. E forse mai come ora può valere il motto: Keep calm, I'm an internist. Quindi buona visione e buon lavoro a tutti voi.